Nave. Autorizza la registrazione audio del presente procedimento, ritenendola non ostativa al sereno e regolare svolgimento del processo. Sono
due reati completamente diversi. Se noi non stabiliamo questo dal principio, credo che ci daremo nuovo per il senso. Perché dico questo? Noi agiamo in un contesto giurisprudenziale che è di fatto regolato dai principi della Corte europea e dei diritti della Corte. Ebbene, volevo semplicemente, prima di passare immediatamente alla richiesta di ammissione dei miei testi, volevo semplicemente riportare due massime. In particolare, caso risalentissimo, Lindgren contro Auster del 1986, i limiti di una critica accettabile sono più ampi se la critica riguarda un politico e non un privato cittadino, o addirittura, ancora più significativa, Energy contro Turchia del 27 febbraio del 2013, dove addirittura si fa presente, si considera il caso nel quale si faccia ricorso in sede di critica a un certo grado di esagerazione o perfino di provocazione, con un approdo che è veramente non equivocabile, laddove si dice che la tendenza di provare la verità di un giudizio di valore è impossibile da soddisfare e collide con la libertà di opinione stessa, la quale parte fondamentale del diritto sancito dall'articolo 1600. Questo perché? Perché nell'ambito della senza alcuna presunzione, però grazie a un assistito purtroppo per cui me ne occupo da un bel po' di tempo, nell'ambito della diffamazione, l'esigenza del diritto di critica va valutata indagando il contesto della critica. Quindi, noi ci troviamo in una situazione nella quale l'ufficio di procura, ma la stessa parte civile, hanno ritenuto di poter provare un'ipotesi di diffamazione, cioè di un reato di opinione, per tavola. E devo dire che sicuramente non sarà così. Ma cosa si potrebbe intendere dalla mancata citazione della persona offesa in un processo per un reato di diffamazione? Possiamo ritenere che la persona offesa, il Premier, sia un teste debole, incapace di sottoporsi al controesame di questa difesa, che ha bisogno di indagare quelle che sono state le posizioni della persona offesa, oggi costituita parte civile, in una materia rispetto alla quale politicamente è stata criticata. Ecco, questo non ci viene offerta come possibilità. E devo dire, anche un altro aspetto che è stato indicato dalla questione precedentemente posta in relazione alla Costituzione del oggi Ministro Onorevole Senatore Matteo Salvini. Perché il Senatore Salvini non ha presentato querela e l'Onorevole Giorgia Meloni? E questo è un tema della prova, la percezione della diffamatorietà. Ebbene, grazie a questa difesa, lei potrà, qualora ammettesse questo testimone, chiedere all'onorevole, al senatore Matteo Salvini, perché al tempo non si è sentito diffamato. All'onorevole Presidente del Consiglio, lei non lo potrà chiedere, perché, al di là dell'esercizio dei suoi poteri, sono stabilite la legge che non devono essere ricordate al sottoscritto. Però è evidente che se Saviano deve essere condannato in quanto diffamatore, in quanto persona che ha travalicato l'ambito del diritto di critica, noi abbiamo il diritto di precisare quella critica e il contesto nell'ambito del quale essa è messa. Perché questo non è un processo. Questo non è un processo che si può affrontare per tavola. Questo è un processo importante, a prescindere dai soggetti che sono coinvolti. Per questa ragione, io, la difesa ha articolato una lista testi che ha in ogni suo aspetto rappresenta, vuole rappresentare alla signoria Vogna, a questo Tribunale dello Stato che è chiamato a stabilire se sia possibile criticare il Presidente del Consiglio e in che misura, noi chiediamo che vengano escluse Riccardo Grilli, Luca Casarini e Oscar Camps, che sono tutti e tre soggetti di un Amnesty International, Casarini e Camps per due organizzazioni non governative impegnate nei soccorsi in mare, che vengono escluse perché possano rappresentare qual è la reale situazione dell'emergenza delle
al tempo dei fatti e oggi, poiché non si può non valutare questo elemento prima di comprendere il senso della critica formulata da Tajani. E chiediamo anche di escludere il precedente ministro degli affari interni, il senatore, il dottor Pacquini e il senatore Matteo Salvini, perché possono rispondere proprio sulle politiche adottate in materia di soccorso umano. E per quanto riguarda l'onorevole Salvini, noi chiediamo che venga anche a chiarirci quali sono state le sue iniziative ampiamente pubblicizzate circa il dispositivo di protezione del dottor Saviano quando lo stesso senatore Salvini era ministro degli interni. Allo stesso tempo chiediamo la citazione quale testimone dell'attuale ministro degli affari interni di Antedossi, perché lui al tempo dei fatti era capo di gabinetto del senatore Matteo Salvini. Se noi non chiariamo quali sono state le politiche in materia di immigrazione, ma dico di più, rispetto al soccorso in mare, nel considerazione che politicamente possiamo individuare come sovranista, noi non possiamo arrivare a cogliere nei termini imposti dalla Corte EU la legittimità della critica che è stata formulata da Roberto Saviano. In ultimo chiediamo anche l'esclusione del senatore Roberto Gappari, perché anche in questo caso no, Maurizio Gappari, perché anche in questo caso si pone una questione che rientra nell'ambito di quello che stabilisce la Corte EU, l'individuazione della differenza tra il diffamatore, asserito diffamatore, e l'asserito diffamato. Perché vogliamo sentire l'onorevole il senatore Gappari? Poiché querelato da Saviano, per averlo chiamato per giudicato qualche anno fa, il senatore si è appellato all'insindacabilità delle loro opinioni. Quindi, proprio nell'indagine dei rapporti tra il potere e la critica, noi riteniamo che l'esclusione anche del senatore Maurizio Gappari sia rilevante. Quindi, prestando il consenso, come anticipato, rispetto alla posizione di ogni documento proposto dal Consiglio del Pubblico Ministero, chiediamo che perché questo processo possa vedere una stipulazione di una prova, la missione di tutti i testi che sono indicati nella lista in relazione alle circostanze per ognuno dei quali indica. Grazie. Molto brevemente. Io quindi in conformità e coerenza con quanto ritengo, quindi col criterio di cui ho redatto la lista testi, e ritengo che non sia né rilevante né utile invece scrivere alcuno dei testi indicati nella lista dell'amministratore deputato, prendete proprio le parole dell'amministratore deputato, questa in realtà invece è un processo da discutere e giudicare spettacolo. E sentire quei soggetti sarebbe un rappresentante di tutti i deputati, eccetera, sarebbe di cui io sposo i testi indicati non sono letti, sarebbe un rappresentante di tutti. Quindi il Consiglio del Ministero si oppone alla missione dei testi di lista della difesa, ritenendoli incongruenti. Parte civile, pur apprezzando l'elogio della difesa, non può che associarsi alla richiesta del PM. Direi che questi testi sono sovrabbondanti e il minimo. Non c'è nessun riferimento al fatto storico in se stesso. Qui si sta parlando di un'intervista rilasciata dal deputato alla trasmissione La Sette per la Comunità. Fatto il soccorso in mare del 2017, del 2019, nulla a che fare, come nulla a che fare con una riga poco gradevole nei confronti di Giorgio Meloni come cittadino. La querela che trasporta nel 2020, infatti risalgono al 13 dicembre 2020. Giorgio Meloni non era né Presidente del Consiglio né un esponente dell'allora governo, era semplicemente il leader dell'opposizione
e di leader di Fratelli d'Italia, che si è trovata davanti a milioni di persone a vedersi umiliata da un termine di cui il deputato ritengo conosca benissimo i suoi allora, valori. Allora, fatte, diciamo, brevemente, visto che siamo in una fase di conoscenza, gli uni degli altri. Noi l'abbiamo fatto anche per lei. E poi mi avete fatto perché mi avete spiegato le vostre ragioni, io ho ascoltato con attenzione. Da adesso e per il futuro, poiché trattiamo di una condotta virtuosa in particolare, vi invito a rimanere su considerazioni, diciamo, di tipo tecnico senza anticipare considerazioni che avranno senz'altro le notizie che io ascolterò con attenzione in discussione. La ringa, chiamiamola così, del difensore è stata messa così come la tua perché doveva spiegare l'utilità dei letti. Mi aspetto nello svolgimento del processo che invece poi ogni considerazione all'altra venga riservata alla giustizia. Fatte queste premesse, il tribunale ha adottato a mettere le prove richieste dalle parti, riservando le proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 495 CCC in ordine all'eventuale manifesta superfluità di terza difesa, all'esito dell'esecuzione dei testi di cui ai numeri 1 e 2 di questa lista. La parte civile non ha lista testi, non è l'unica parte civile della parte civile. Anche qualcuno, dico semplicemente al di là della riserva, che non saranno dei testi. No, non è per la lunghezza, ma è per la comprensione e la valutazione di questo processo. Cominciamo con gli altri due e poi, come ho detto, mi riservo di valutare. Ovviamente c'è cioè, la citazione sono nella tua lista, sono i tuoi lista. Vabbè? Allora, a questo punto, l'imputato intenderà dell'esame? No. Allora, a questo punto io rinvierei, quindi rinviamo direttamente per i testi, questi primi due testi della scheda, giusto? Al fine di valutare poi come procedere. E rinviamo 27 giugno, è un'udienza che potrebbe andare a tutti? Così lontano per non entrare di più. Io non lo farei così. Aula 13, ore 14 e 30. Va bene. L'aula 13 forse che l'ha ricondizionata. Cioè, in aula 13 mi consegui? No, questo forse. Sono abbinato la stessa. Ah, in aula 13, ecco, potremmo avere un problema sulla dimensione dell'aula, perché l'aula 13 è quella a fianco. Beh, vabbè. Che è una cosa però tutte le mie disponibilità grazie a quella sono in aula 13 va bene, io direi adesso la mettiamo in aula 13 poi sbaglierò la disponibilità del tribunale a stare in aula più capiente o necessario, va bene?